sembra che stia partendo. No, beh, noi abbiamo bisogno di continuità, poi sicuramente le vittorie, la Serie B e cose, però le vittorie sono sempre vittorie, vanno festeggiate e ti lasciano un buon gusto in bocca. Anche i 7 minuti non l'avevo mai visto, neanche, era un po' che non lo vedevo, però abbiamo vinto, quindi non è importante, li abbiamo fatti volentieri. Per noi era importante dare continuità, venivamo da una vittoria fuori e in casa venivamo da una partita con Villafranca dove abbiamo faticato. Siamo approcciati bene la partita, abbiamo creato molto, dovevamo chiuderla e non rischiare alla fine di magari di prendere un pareggio su una palla inattiva o qualcosa di simile. Però abbiamo vinto, importante era vincere. All'inattiva forse però è stata anche l'unica vera occasione che ha avuto il Trento in tutto il secondo tempo. La difesa ha retto meglio rispetto a 7 giorni fa con la Virtus, quando qualche occasione l'avete lasciata a un avversario in 10. Ma sì, sicuramente dobbiamo migliorare la concentrazione, lo sappiamo, sappiamo dove abbiamo commesso degli errori e dove dobbiamo migliorare. Lavoriamo la settimana, certe volte le cose ci vengono più facili, qualche volta ci appisoliamo un po', cerchiamo di continuare su questo andazzo. Il cambiare modulo è una necessità comunque per essere sempre pronti con qualunque sia l'avversario che affrontate? Sì, no, sicuramente deve essere un'arma a nostro favore, non uno svantaggio. Cambiamo modulo in base alle nostre esigenze, in base agli avversari. Credo che più siamo duttili e meglio viene per noi, anche con la storia dei giovani, insomma bisogna che farli giocare a nostro favore. Con la storia di oggi il Mantova è favorito del girone? No, assolutamente, siamo alla sesta partita, siamo tra le favorite, quello sicuro, non ci nascondiamo come non si è mai nascosta la società, però da qui a dire che siamo i favoriti, insomma, siamo una delle favorite. Ti è anche capitata una palla buona nel primo tempo? Se la appoggiavo facevo meglio.